chiama il popolo a celebrare la Santa Liturgia, a venerare la Vergine, segnala gli eventi lieti o tristi per tutta la comunità e per i suoi singoli membri. Celebriamo quindi con devota esultanza questo rito di liberazione delle campane del santuario diocesano del Beato Don Carlo Borromeo. La loro voce ricordi a tutti quelli che formiamo la sua famiglia e ci raduni per manifestare la nostra unità in Cristo. Brevissimamente, vi dico che queste tre campane sono dedicate alla Santissima Trinità, quella centrale, e della Trinità in croce, c'è Gesù in croce offerto dal Padre che si vede dietro, e tra loro c'è lo Spirito Santo. La seconda, quella più piccola, è dedicata alla Sacra Famiglia, che abbiamo avuto qui vicino il Papa, con tutte le famiglie del mondo, a ricordarci la bellezza di questo dono che il Signore ci ha fatto. Ed è rappresentato il Natale di Gesù, c'è Maria, Giuseppe e Gesù nella mangiatoia, poi c'è anche quella sinistra che forse rappresenta un po' tutti noi. E poi c'è la campana più grande che è dedicata a Don Carlo, dicevo ieri ci richiami soprattutto alla carità, perché questo è stato il grido di Don Carlo che c'è scritto sotto la sua immagine a misera umana da mia parte. Adesso scendiamo per la benedizione. Diciamo tre brevi invocazioni alle quali rispondiamo: ascoltaci Signore. Signore nostro Dio, raduna in una sola famiglia tutti i popoli, concedici di vivere nel bene e nella pace, ti preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Signore nostro Dio, che mediante il suono delle campane ci invidi a partecipare ai dolori e alle gioie del prossimo, fa che sia più autentica la solidarietà fraterna, ti preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Signore nostro Dio, che oggi ci ricolmi di santa letizia, fa che queste campane ci richiamino alla bellezza della tua lode, ti preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Gloria a te, Padre, nella prima alma del mondo hai fatto risuonare la tua lode all'orecchio dell'uomo, e lo hai invitato alla comunione con la vita divina, svelandogli i tuoi misteri, indicandogli le vie della salvezza. A Mosè, tuo servo, hai ordinato di chiamare la corte a potrompe d'argento il popolo. E ora non disdegni nella tua chiesa il suono dei sacri bronzi che invitano i fedeli alla tua vita. Benedici queste nuove campane a te dedicate. Fa che i membri della tua famiglia, udendo il richiamo, rivolgano a te il loro cuore e partecipando alle gioie e ai dolori dei fratelli, si raccolgono nella tua casa. Per sentire in essa la presenza di Cristo, ascoltare la tua parola e aprirsi a te con fiducia filiale nella grazia del tuo Spirito. Cristo nostro Signore. Amen. Thank you.
da non essere in questo modo sublime, intanto chiediamo al Signore che ci benedica, facciamo una benedizione solenne.